Live, buongiorno a tutti. Oh, mai una domenica senza problemi, ragazzi. Come state? Vediamo un po' chi c'è. Prima cosa, mi sentite? Dovreste sentirmi bene. Ci manca anche solo che non mi sentite. Comunque, partiamo con Tommaso Massimo, che ha ancora scritto prima della live. Se è stato promosso un errore, grandissimo, fantastico. Bene, Lori Lori, falso. Falso. Intendi. Ah, sì, la copertina. Devo cambiare la copertina. Mi sa perché tutti continuano a pensare che sia quella la domanda. Vabbè, Omori Peace, ciao, buongiorno. Poi ho scritto io perché non mi partivo la diretta. Kevin, lo presto! Ciao Mayas Carlo, ciao, prof, ciao Mariana. Ok. Ciao si sì, si sì, bene, Davide Capasso, ciao, come stai? Passo a salutarti come sempre. E vado. Fine mese, di esame di guida, fantastico, Davide. Fammi sapere come vanno le guide e come va. Andrà poi. L'esame, mi raccomando a chi entra e esce solo per salutare, un like ci vuole sempre. Adia Kader, ciao da Como, ciao Aida Abohamed Bosmancone, ciao Machindie, ma vedo tanti nomi nuovi. Mariana Marianca, ciao, buongiorno da Milano, benvenuta Mogdisho Show, ciao, ben ritrovato Badr Chaib, ciao Luig, Luig, ciao Luig. Vedo tanti nomi nuovi, perfetto, fantastico. Allora, a chi è nuovo, mi raccomando, se non è iscritto, si iscriva al canale, campanellizzi, likezzi questo video e, e, e condivide, condividete tutto il possibile, ovunque nel possibile. Come fa il mio follower numero uno, follower numero 1 Alessio Rinaldo. Che... Buongiorno, dicevo che Alessio Rinaldo condivide in ogni luogo social che esiste, immag penso, immagino. Allora, siamo in 29, 19 mi piace, continuate a likeizzare, vediamo un po'. Chi è che è la prima volta che mi segue? Chi è? Chi è che vede per la prima volta la mia live? Vediamo un po', Rondani2004 YouTube, buongiorno. Angelo Gabriele Sorbello, buongiorno. Buongiorno a tutti. Oh, vedo veramente tanti nuovi, sono molto molto contento. Mino Bicocca. tu, ok, Mino. Iscriviti, campanellizza, likeizza e condividi. Mariana D'Ascalo, prof. Io non ho iniziato ancora le guide perché dura così molto tempo. Eh, di dove sei, Mariana? Non mi ricordo. Yes, è normale che nelle prime guide ho l'ansia e mi si spegne la macchina ad ogni rotonda. Rotonda è una palla, si chiama rotatoria. È l'ansia della partenza. È normale, non ti preoccupare. Non devi avere fretta. Lasciala con calma, magari ci impieghi due secondi più a partire. Ma. Lasciala con calma come ti è stato insegnato Niz, buongiorno, Daniel Arcole, ciao, tu è la prima volta Iscriviti, campanellizza, le chiese e condividi Daniel Arcole, tra l'altro, mi sa che ti sei appena iscritto da me, o sbaglio? Mariana da Scala, un consiglio, posso chiedere? Certo Mariana, chiedimi pure Sardegna, eh, Sardegna... Sardegna è... Ci sono tanti problemi in Sardegna, ho saputo. Eh. Comunque, calcola che eh, gli esami sono pochissimi e mandano avanti per, gli, per le guide, per gli, per gli esami, chi è più pronto. Quindi, non ti preoccupare, Mariana. Comunque penso che te lo dica anche l'autoscuola, la tua autoscuola. A me è che ansia la teoria, basta studiare nel modo corretto. Vai tranquillo. E se seguire le mie live, tutte quelle degli insegnanti certificati guide vai. Quindi, Stefano Saropé Mauro Neto, autoscuola Xenon, quindi autoscuola Giulia Stefano San Romé, autoscuola Olimpia di Daniel, autoscuola Yolanda anche che è a Torino. Vediamo un po' chi c'è. Seguiteci, seguite, in, iscrivetevi in autoscuola. Mi raccomando, meglio se non autoscuola guide, vai Meglio ancora se è la mia, però se non siete vicini, non potete iscrivervi da me. E soprattutto Peppe Pepe che è dalla Sicilia è un po' dura che si iscriva da me. Se la autoscuola guida è molto meglio. Seguite Autoscuola perché vi prepara più velocemente e noi siamo quella, il piccolo aiuto in più che vi aiuta a, a completare tutta la vostra preparazione. Vediamo un po', po', po, po, po' mi è scritto un po' la chat, adesso iniziamo. eh Quei 10 die, minuti dalle 13:20 alle 1:30 le uso per salutare tutti e rispondervi, solo che sono partito con 5 minuti di ritardo e non capisco perché. Quindi Daniel, ecco la prima volta, un consiglio posso, Sardegna. Buona la teoria, domani siamo di teoria NIGS, facci sapere come ti va e segui questa live fino alla fine perché alla fine darò spiegazioni anche sui kits che abbiamo fatto tutti, non solo quelli sbagliati Lizer, buon pomeriggio, Fabiola, ciao, ciao Dennis, come stai? Tutto bene? Io sto alla grande, come sempre Ciao a tutti, ciao Fabiola, te come stai? Malik Dieng, tu è la prima volta, iscriviti, like, anzi, iscriviti, campanellizza, like e condividi Ok, Peppe Peppe, ciao dalla Sicilia, hai detto prima, io ansia per la teoria eh, come prima ho detto al tuo amico di avventura, Luigue, eh, luig lui, lui, come ti ho detto, e poi studiare come si deve ovviamente. Dani, ciao Simone F, è difficile passare da uno scooter ad una moto a marce? È difficile no, cambia lo stile di guida, devi capire solo un attimo lo stile di guida, quindi come comportarti non solo per cambiare ma anche per usare i freni e la frizione. Però, no, dai, Mirko Aiello, saluti da Palermo. Ciao, Mirko, ben trovato. Io sono di Varese. L'autoscuola dov'è? Eh, io non sono di Varese. Io sono in provincia di Monza Brianza. Sono a Seveso. L'indirizzo è qua sotto: Seveso, VH12, Monza e Brianza. E questo è il telefono dell'ufficio. Non chiamate oggi perché tanto è chiuso. E poi Jessica, la mia impiegata, si trova mille, mille chiamate. Oh, ok poi vediamo un po' faccio l'esame giovedì, Fizev, facci sapere come va, mi raccomando segui bene questa live che magari potresti trovare, potresti trovare chi ha l'esame questa settimana potrebbe trovare dei quiz che gli capitano quindi magari un quiz complicato e lo trovo nel quiz della scheda esame yeah la so perché me l'ha fatta vedere Denis, insegnante certificato faccio l'esame giovedì per frenare frizione poi freno freno poi frizione qual è la differenza Kevin lo presto, si usa prima il freno e poco prima di fermarci la frizione. Se guardi il video, il mio video tutorial sull'uso della frizione, ti faccio vedere anche come si frena: prima il freno e poi la frizione. Se schiacci prima la frizione, la macchina ti allunga un po' la frenata. Invece, schiacciando il freno, no. Detto proprio terra terra, eh? semplice, semplice. Elvio Sgaria, ciao, saluti da Catania, benvenuto anche a te la prima volta. Mi raccomando, chi è arrivato per la prima volta, chi è atterrato su questo fantastico canale numero uno di YouTube delle Autoscuole. Si iscrive, campanellizza, likezzi e condivide. Condividete con tutti. Perché likeizzare? Perché campanellizzare? Perché condividere per il mio ego? Ovviamente, che domanda, per il mio ego. E anche per quella roba lì che è l'algoritmo di YouTube che permette al mio video e al mio canale. Di essere visto di più um, a, chi, per chi, a chi cerca queste cose. Il canale tipo mio. Quindi, aiuto di un autoscuola, piccolo aiuto. Ok, Catania, bene, grazie. Saluti da Venezia, Venezia, Fatima. Punteri, Vasilica, ciao, Vasilica. Quanto tempo, come stai? quando è che iniziamo adesso? Hichmann. adesso gli ultimi saluti lo presto, ok. Jr, buongiorno, ciao, ben ritrovato. Tutto bene, sempre la grande. Jr, Mustafa Dian, ciao, prof. D'Alecco, Lecco buongiorno, Giulia Palmi, ciao, sei un prof. Fantastico, seguo tutte le lezioni. Sono un prof alto più che fantastico, però va bene, grazie. La prima, mi iscrivo alla scuola guida. Un saluto da Siena, 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 Siena. Ho un carissimo collega da Siena, dimmi un po' che autoscuola ti iscrivi, perché. Ho un carissimo amico che ha un'autoscuola a Siena, al momento non mi sovviene però il nome dell'autoscuola È un'autoscuola guida vai, se no non sarebbe un mio carissimo amico In Midani, buona domenica, Mariana Scalo, prima di iniziare le guide posso fare qualche prova di guidare di un parcheggio? Mariana, ti consiglio di iniziare, per chi deve iniziare a fare le guide che appena passato la teoria, consiglio di iniziare con la scuola guida Perché dà le impostazioni corrette, e poi, quando si hanno le impostazioni corrette, si può iniziare a guidare anche al di fuori nel parcheggio. Osmane Gueye, ciao maestro, ciao Newton Frank, ciao a tutti, benvenuto. Radish Video, ciao da Verona. Basilica, e ancora con le guide, ho capito un po' come, con la frizione, c'è sempre per la frizione, c'è sempre il mio video. Ci sono due video, il primo che ho fatto, che è il più visto del mio canale, e. Un video eh, sulla frizione di una macchina a benzina Quello l'ho fatto perché tutti continuano a dirmi eh, ma col benzina è diverso, il diesel è più facile, non si spegne Invece con la benzina è più completa cambia, ca eh, cambia, cambia niente Infatti guardate questi due video e vedrete che non cambia assolutamente niente Con la frizione di una macchina a benzina dovete solo eh, Solo tenere di più la frizione Balsana, giusto, l'autoscuola Balsana, grandissimo Salutamelo tanto, salutamelo ti, ti saluta tanto quel pazzo sclerato dall'autoscuola matica. <ride> dai, dai, vai lì, è fantastico. Poi se non sbaglio non ho preso anche la Tesla. Fatti fare un giro, fatti regalare un giro. Degli, faccio zero errori, mi fai fare un giro gratis sulla Tesla. Che figata. Ok, direi che possiamo cominciare. Come sempre vi dico che, velocemente. Um... Ah, cacchio, però tu vai all'euro. Male, avevo capito che andava alla balzana. Giulia, via dalla mia live. <ride> no, sto scherzando. Peccato, non me lo saluti in questo caso. E non, ti far, e non potrà farti fare un giro sulla Tesla se. se. se fai zero errori. Peccato. Ok, Vasilica, uh, sempre il confronto con freno e frizione, ma fino a quando non faccio pratica non mi entra. Piano piano ti entrerà, Vasilica, non ti preoccupare. Conosci l'autoscuola Curto in provincia di Belluno? Anche quella è un'autoscuola Guidevai. L'autoscuola Curto mi sa che è una delle ultime che è entrata e gli ultimi non ho ancora avuto modo di conoscerli, anche perché non potendo fare... con Guidevai si, fa... si fanno degli incontri uno o due volte all'anno, per aggiornamenti e varie cose, e buona parte entrano. Poi c'è anche il gruppo Facebook eh, di quelli che fanno parte del gruppo Guidevai, però non non li conosco, saluto me però, se vai è sicuramente un'ottima autoscuola Seth King ha cancellato ancora il messaggio ok, Veronica Pantaglia, ciao, benvenuta profio faccio i quiz, sbaglio 3-4 domande, iscritte il 24 agosto vado male? se sbagli 3-4 domande, Se iscritta il 24 agosto su tutta una scheda d'esame eh, no, non vi ha fatto male però io abbasserei la media 1-2 errori al massimo eh. ok, mi raccomando Bene bene bene, allora direi che possiamo cominciare, come dicevo il giorno del vostro esame, quello che facciamo noi è una scheda da esame con la grafica d'esame, chi mi segue da molto ormai già lo sa e chi mi segue da molto sapeva nel periodo del lockdown che dicevo che quando si inizia a fare eh, l'esame prima fanno fare mh, una prova facsimile, una demo per capire come funziona tutta la schermata, non si fa più, c'è un video di autoistruzione che, eh, non ho memorizzato il link per mandarvelo, però eh, lo trovate tranquillamente nella mia playlist video autoformazione: ce ne sono due, una per le province di quelle regioni autonome, e una per eh, le province di non autonome. Facile! In base a quale provincia voi siete, comunque c'è la lista. Voi guardate quel video di autoformazione che vi spiega come si fa eh, l'esame, come cosa dovete fare all'inizio. Bene. Prof, mai fatto zero errori? Cosa mi consigli? Eh, sei iscritto in un'autoscuola? Studia per argomento. Fai quiz per argomento. E poi qui sugli errori. Come oh, pace, prof? Io c'è teoria il 13 ottobre. Oh, muri, fammi sapere come va, mi raccomando. Mi raccomando. Uh, ok, Sad King continua a ritirare messaggi. Vabbè, non so che cosa stia scrivendo. Ok, direi che possiamo cominciare. Siamo a 27 mi piace, mi raccomando, likezzate, continuate a likezzare, 36 spettatori e via. Allora, mettiamo la schermata. Eccolo qua, ci mancava anche che non mandava la schermata. Mancava solo questo poi. Eravamo a posto. Ok. Allora, porto la chat su, così continuo a leggervi. Bene, e visto che ho cominciato in ritardo, andremo belli spediti. Mi spiace, ripeterò sempre domande due volte, cercando di leggere il più lentamente possibile, ma ricordatevi che abbiamo mezz'ora, se leggo molto molto lentamente noi famo. Rispondete mettendo il numero del quiz e... La risposta VOF, quindi al primo quiz 1V o 1F, al secondo quiz 2V2F, al trentesimo quiz: 30V3F, 35, 35 V 35F, ormai lo sapete. Se non avete capito, guardate come fanno gli altri a rispondere, che metteranno il numero del quiz e la eh, risposta, mm, evitate di farmi domande. Ve lo chiedo per favore, perché poi io rispondo, mi, mi dà fastidio non rispondere. E perdiamo un casissimo un casissimo casissimo. Mi piace un casino di tempo se avete domande aspettate di aver finito che abbiamo finito la scheda così poi io rispondo a tutte le domande che avete e mi raccomando non mettete commenti tipo no non è che non è vero che la risposta è falsa è vero avete sbagliato ve le spiego tutto io alla fine ok buongiorno prof io ho finito il corso teorico in 11 giorni e domani ho l'esame teorico e faccio 0 errori, errore non di più fantastico things and blicks. Bene, da Bans come va alla grande Alex Palmieri? Ciao Alex, ben ritrovato! Bene, direi che possiamo cominciare. Pronti? Partenza? Via! Ok, quiz numero 1. Per consumare meno carburante conviene accelerare e frenare energicamente. Per consumare meno carburante conviene accelerare e frenare energicamente. 1V o 1F? Beh, intanto vi faccio notare che questa è la scheda, proprio una scheda, la grafica dell'esame. Abbiamo sopra quattro blo blocchi da 10 domande ciascuno. Ogni blocco poi sarà numerato sotto. E qui in basso, in terza riga, abbiamo tutti i quiz. Ogni volta che risponderemo a un quiz, eh, diventerà più scura la casellina corrispondente. Alex Palmiere, abbiamo un nuovo patentato. Bene, fantastico. Congratulazioni, paga caffè a tutti però. Ok, intanto per il quiz numero 1, direi che la maggioranza è falso. Rashid FDO, falso. Mustafa FDN, falso. Ma quale quiz? Attenzione, è il primo quiz quindi questa ve la perdono e terrò conto della vostra risposta. Ma come stanno facendo gli altri? Mi raccomando, come stanno facendo gli altri? Numero del quiz e risposta. Numero del quiz e risposta. Ok, intanto mettiamo falso. Quiz numero 2, il segnale raffigurato e abbinato alle strisce di attraversamento ciclabile. Il segnale raffigurato e abbinato alle strisce di attraversamento ciclabile. Tanto poi continuo a farvi vedere a spiegarvi la schermata. Qui abbiamo ovviamente la domanda. Eh, L'immagine a sinistra se è prevista un'immagine, le caselline vere e falso, sarà tutto touchscreen, difficult touchscreen perché sono schermi veramente pessimi. Qui in basso a destra abbiamo il riepilogo scheda avanti e indietro per andare avanti e indietro. Vrete il vostro nome, qui non mi ricordo cosa ci sarà. In basso a sinistra avete il tempo rimasto e come vedete abbiamo 28 minuti circa per finire la scheda. Ok. Quindi Team Teambox Manuz Veronica Pantaglia, mettetemi il numero del quiz al quale state rispondendo, perché altrimenti così non so a quale quiz state rispondendo, io non posso tenere conto della vostra risposta, come faccio ovviamente in questo momento. E intanto la maggioranza dice due vero. 2 vero. Quiz numero 3. La distanza di sicurezza può essere inferiore allo spazio percorso nel tempo di reazione. La distanza di sicurezza può essere inferiore allo spazio percorso nel tempo di reazione. Questo numero 3. V o 3 f. 3 v e 3 f. 3 v 3 f, 3 f. oh Che bello, che tutti mi mettete il numero del quiz! Brava, Veronica Trixen. Bravo, ok, falso. Quiz numero 4. Vedete che le caselline, intanto, diventano scure. Tutte quelle a cui abbiamo risposto. La manovra di sorpasso non va effettuata se lo spazio risulta, visibile, risulta insufficiente per completarla in sicurezza. La manovra di sorpasso non va effettuata se lo spazio visibile risulta insufficiente per completarla in sicurezza. 4V o 4F. Quindi dicevo, le caselline diventano scure, perciò noi siamo tranquilli e sappiamo subito se saltiamo qualche domanda o no quando arriviamo alla fine. Se c'è qualche casellina bianca, vuol dire che abbiamo saltato le domande. Eh? Sì. E quindi torneremo indietro a rispondere. A rispondere. Oh, maggioranza di V. Ok. 5. In caso di prolungata inattività del rimorchio, è consigliabile, se non è possibile sollevarlo a terra, aumentare la pressione di gonfiaggio degli pneumatici e cambiare periodicamente la loro superficie di appoggio in modo da evitare la loro ovalizzazione. In caso di prolungata inattività del rimorchio, è consigliabile, se non è possibile sollevarlo da terra, aumentare la pressione di gonfiaggio degli pneumatici e cambiare periodicamente la loro superficie d'appoggio in modo da evitare la loro ovalizzazione. 5V o 5F? Mica difficile, mi viene ora che faccio le quiz. Con lo spazio per rispondere. 5V5F. Vediamo un po': 5 v, 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 v. Ok, quiz numero 6. È vietato il sorpasso in corrispondenza dei passi carrabili. È vietato il sorpasso in corrispondenza dei passi carrabili. 6D, 6F, evitate il sorpasso in corrispondenza dei passi che carrabbi. Siamo in 39, ci sono solo 30 like. Su, su, likeizzate, likeizzate. 6F. Manca qualche grande presenza, eh, che di solito c'è. Cioè. Eh, Domenico... Si sì, ha da fare anche io dopo ho da fare e me ne vado. Falso 7. Il segnale raffigurato è valido solo nei giorni feriali. Il segnale raffigurato è valido solo nei giorni feriali. 7 v 7F. Momento sai. Mettimi il numero del quiz. a quale stai rispondendo? Perché così non posso tenere contro la tua risposta. Manca Sabusamone, è vero? Sì. Manca Sabusamole. Fabiola. Quindi sei tu. Solo tu che dovrai aiutarmi alla fine a non perdere il conto. E intanto 7F 8. Il limite massimo di velocità per una macchina operatrice gommata è di 50 km/h. limite massimo di velocità per una macchina operatrice gommata è di 50 km/h. VOF 8V8F. Intanto siamo a 41 e 32 mi piace. Chi non ha, ha ancora likeizzato, likeizzi mi raccomando. Facciamo, facciamo aumentare il mio, il mio ego. E l'algoritmo di YouTube. Mohamed Ossain, non mi stai mettendo il numero del quiz al quale stai rispondendo. Non è difficile. Come stanno facendo gli altri? Nulla del quiz? F o V. Perché così non tengo conto della tua risposta. Mohamed Ossain. E 8F. 9. Passa Ai passaggi a livello occorre usare la massima prudenza e moderare la velocità per evitare situazioni di pericolo che comportino il danneggiamento delle attrezzature. Ai passaggi a livello, occorre usare la massima prudenza e moderare la velocità per evitare situazioni di pericolo che comportino il danneggiamento delle attrezzature. BOF, eh sì, non c'è Enrico, c'è Fabiola invece. Esatto, e ci sei anche te, Basilica, che te, che mancavi da tempo, e Enrico, Enrico Piras. E intanto, VVVVVVVV, Malik Dieng, hai problemi di connessione, mi dispiace, ce l'ho avuto anche all'inizio, mezz'ora fa. Capisco e intanto vi per la 9. V10 il segnale raffigurato è posto di norma a 150 metri dal punto di inizio della curva. Il segnale raffigurato è posto di norma a 150 metri dal punto inizio della curva. Quiz numero 10. Quiz numero 10 VOF Marco DM. Ciao, benvenuto è la prima volta che ti leggo iscriviti, campanellina, like, condividi ma soprattutto come stanno facendo gli altri metti il numero del quiz al quale stai rispondendo perché se non so, altrimenti a quale quiz stai rispondendo se stai in linea con noi oppure magari sei un po' più indietro, difficile più avanti perché è un po' improbabile Demetrio oh, anche te. 10 a quale quiz? Non è difficile ragazzi come stanno facendo gli altri? Il numero del quiz è VOF intanto mettiamo vero finito il primo luogo Diventato scuro, passiamo al secondo blocco. Mancano 22 minuti, siamo già in ritardo. In caso di nebbia fitte è opportuno suonare continuativamente il clacson. In caso di nebbia fitte è opportuno suonare continuativamente il clacson. Tanto basilica e Fabiola si stanno salutando. Demetrio, ti ho già detto del numero del quiz. Jet kailash ciao, falso. Quale quiz? Boh, non lo so. Metti il numero del quiz. Come stanno facendo gli altri. Mohamed, ancora, non è difficile. È facile, 1 eh? 11V oppure 11F o 15 in base a quale quiz state rispondendo. Eccolo qua, Kimodemi. Ciao, benvenuto. E allora, mettiamo falso. Vi ricordo che se non mettete il numero del quiz non so a quale quiz state rispondendo e quindi non tengo conto della vostra risposta, che potrebbe magari ribaltare tutta la situazione. La sospensione della patente è disposta quando il titolare non è più in possesso dei requisiti morali. La sospensione della patente è disposta quando il titolare non è più in possesso dei requisiti morali. VOF, Manus TV, ciao, benvenuto. Quanti nomi nuovi, che bello! Allora, tanto per il 12 mettiamo, mettiamo, mettiamo. Mettiamo, io direi F. F. 13. Quando la strada ha doppio senso di marcia cura, i veicoli possono circolare per file parallele. Chimodemi, sei passato solo per i saluti, mi fa molto piacere, tanto se ti serve questa live sai che la puoi vedere dopo tranquillamente e likezza, mi raccomando, prima di andare via. E intanto 13. Falso. 14 Gli stivali d'uso motociclistico proteggono i piedi da abrasioni sull'asfalto in caso di caduta. Gli stivali ad uso motociclistico proteggono i piedi da abrasioni sull'asfalto in caso di caduta. Vero o falso? Vero o falso? Quiz numero 14. Quiz numero 14. 14. Vediamo un po'. Vi 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 Ok, adesso ti leggo Marco, In presenza del segnale raffigurato non è consentito impegnare il passaggio a livello se il traffico intenso impedisce di sgomberarlo. In presenza del segnale raffigurato non è consentito impegnare il passaggio a livello se il traffico intenso impedisce di sgomberarlo. Ok, vediamo poi Marco che dici. Mi sono iscritto alla patente da poco. Di dove sei Marco? Stavo ripassando quando magicamente vedo la diretta su un quiz di teoria. Magicamente vedere un segno. Ok, mi raccomando, iscriviti al canale, campanellizza, like, e condividi ai tuoi, con tutti i tuoi amici che stanno facendo la patente anche loro e magicamente vogliono vedere una scheda d'esame. E intanto mettiamo V. V. 16. Durante la guida si devono usare gli occhiali da vista o lente a contatto se nella patente è stato inserito il codice armonizzato 01. Durante la guida si devono usare gli occhiali da vista o lente a contatto se nella patente è stato inserito il codice armonizzato 01. Vero o falso? 16V o 16F? Mancano 18 minuti e mezzo in questo momento, eh. Siamo in 38, 36 mi piace. Chi non ha ancora laikizzato laichizie? Like eh? Marco è da Roma. E quel DM per cosa sta? A me viene in mente Down John Master. E intanto mettiamo V. 17. Il delineatore raffigurato è posto alla fermata degli autobus. Il delineatore raffigurato è posto alla fermata degli autobus. E soprattutto, in che autoscuola ti sei iscritto, Marco? Un'autoscuola guida e vai? O un'autoscuola no guida e vai? Se non è guida e vai, aiaiaiaia. Allora, vediamo intanto 17... Falso, falso. alessandro 1234 ciao, benvenuto. Iscriviti, campanellizza, like, e condividi, eh. Iscrivetevi, iscrivetevi. Ah, Kimo Demi, ci sei ancora? Bene. Pensavo che andassi via. Emanuele Marchiori, ciao anche a te, benvenuto anche a te, mi raccomando, chi è nuovo si iscriva, campanellizza, like e condivida. Intanto mettiamo falso 18, il segnale raffigurato obbliga a rispettare un limite minimo di velocità. Il segnale raffigurato obbliga a rispettare un limite minimo di velocità. Bene, sono contento che ci sei. Se ne ha figurato, obbliga a rispettare un limite minimo di velocità. Fode Diarra, buongiorno profio di e Fode da Torino. A Torino sei iscritto in un autoscuola Fode Diarra? Se sì, fammi sapere perché, perché ho un po' di amici che ne fanno parte, carissimi amici tra l'altro che qualcuno ho visto anche ieri per l'incontro con Guide Vai. Così me li saluti. E allora, oh, qui si, si gioca di brutto, falso, vero? Falso, falso, falso. No, ok, ero sbagliato. Pensavo fosse più in bilico. Ok, invece è falso. Jet Kalilash. Falso, quale quiz? Non so quale quiz stai rispondendo Quindi non posso tenere conto della tua risposta In presenza di tanti sarà ghiacciati È opportuno procedere con il cambio in folle In, prudenza, in presenza di tanti sarà ghiacciati È opportuno procedere con il cambio in folle Ehi hey prof, io ti ho voluto consigliare a mia zia Ma siccome facevo la scuola in segreto Solo io, marito e un fratello Sapevamo, poi ho scoperto che mia zia Ha preso patente in due settimane di scuola <ride> Lo stavate tenendo segreti tutti praticamente Era un segreto nel segreto con segreto senza sapere, hai preso prima di me la teoria. Cacchio! Ma anche lei mi seguiva o non seguiva nessuno? E intanto 19 falso. 20, ultimo quiz del secondo blocco. Il conducente del veicolo S in figura, muovendosi in retromarcia per rimettersi nella circolazione, direziona la segnalazione luminosa di pericolo. E intanto ve lo ingrandisco così eh, lo vedete meglio e vi rileggo anche la domanda. Conducente del veicolo S in figura, muovendosi in retromarcia per rimettersi nella circolazione, deve azionare la segnalazione di un di pericolo, quattro frecce lampeggianti simultaneamente. Vero o falso? Vero o falso? Vero o falso? Vediamo un po', 20 falso, vero, falso, 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 falso. Sì, certo, sono già scritto a scuola guida. Quale, quale, quale fote di arra a Torino? Vediamo se è uno di quelle che conosco. Falso, falso. Terzo blocco. 30, 21, no, 30, magari fossimo la 31 con 14 minuti. Gli ammortizzatori servono, tra l'altro, a garantire la tenuta di strada del veicolo. Gli ammortizzatori servono, tra l'altro, a garantire la tenuta di strada del veicolo. Vediamo un po'. 21, 000 mi dice... Fa il vero mi dice. Anche Alessandro 124 dice vero. Vediamo un po'. Vediamo un po' che dite. Daniel Arcole. Christian DeLiso, ciao, benvenuto. Iscriviti a campanelli dalle quiz e condividi, ma soprattutto mettivi il numero del quiz al quale stai rispondendo, perché vero a quale quiz? Non so dove sei, a che punto sei tu, magari sei più indietro. Mi raccomando, è facile. 2, 1 V o F o comunque il quiz che state vedendo in questo momento, nell'istante che state vedendo. Avete capito, insomma, e intanto mettiamo vero 22. Il casco subisce un processo di invecchiamento dovuto a luce e calore. Il casco subisce un processo di invecchiamento dovuto a luce e calore. Vero o falso? Vero o falso, bravo, Christian! 22, vero o falso? 22 V o 22 F? Mi raccomando, vedo solo 38 mi piace. Chi non ha ancora likeizzato, likeizzi, likeizzi. Mi raccomando. E intanto, Yara Kugai, vero a quale quiz? Metti il numero del quiz. Mi raccomando, intanto mettiamo vero. Adesso leggo cosa mi ha scritto anche Mariana. 23, il segnale raffigurato vieta di superare la velocità indicata, il segnale raffigurato vieta di superare la velocità indicata, ti prego maestro avvicinami in più così leggibile in più se possibile, eh, ho capito, mi sa che lo vedi piccolo perché stai usando il telefonino e che se lo metto più grande di così poi non si vede la schermata d'esame, quindi questo è il limite possibile, tra l'altro strano perché se magari vedi sfocato è per la connessione, eh? Prova a farsi il caso. Il tempo dobbiamo fare velocemente. Mancano 12 minuti. Brava Fabiola, brava. Intanto, 23 falso. Ok, incrocio. Infatti, vedi che se ingrandisco per farvi vedere bene l'incrocio, non vedete bene tutto il resto. Invece, dovete vedere tutto, tutto nell'insieme. Nell'intersezione di figura, l'ordine di precedenza dei veicoli è RBDT. Nell'intersezione di figura, l'ordine di precedenza dei veicoli è RBDT. Vero o falso? falso e poi se ingrandisco non vedo neanche bene io perché non mi, mi, mi spariscono tutti i tasti quindi 24v 24f posso rimpicciolire qua 24v o 24f V! ok siamo al prossimo 25 Il segnale raffigurato prescrive di dare la precedenza nei sensi unici alternati. Il segnale raffigurato prescrive di dare la precedenza nei sensi unici alternati. V -o, o F O oh, Siamo a 41. Mi piace ancora, ancora, arriviamo a 50. Mi piace chi non ha messo like, like easy, like easy, arriviamo a 50. Mi piace su su. Marco DM 24 vero. Se non sbaglio, devi guardare a destra se è libera, forse. E poi ve le spiego tutte alla fine, Marco. Poi ve la spiego tutta alla fine. Quindi per la 25 mettiamo Vero. 26. La fermata è evitata in prossimità dei segnali stradali, anche se il veicolo non ne occulta la vista. La fermata è evitata in prossimità dei segnali stradali, anche se il veicolo non ne occulta la vista. Davide Valdunga, vera cosa? Quale quiz? Gianvi, vero, chi, cosa, come, perché? Il numero del quiz è vof. Il numero del quiz è vof. Fole di arra non mi ha ancora detto in che autoscuola sei iscritto, eh? Che sei di Torino. Ma come faccio? Crabby Things, ciao, era un po' che non ti vedevo te. Probabilmente c'era anche le altre volte, ma non ti ho proprio detto E intanto, cari Beniamino, cari Beniamino falso a quale quiz, quale quiz stai rispondendo, non posso dar conto della tua risposta. È come gli altri, è facile? Numero di quiz e VOF. Facile facile, ok. Intanto F, maggioranza di F. Io metto sempre la maggioranza, eh. Di risposte, che date la spia? questo 27 di accensione delle luci anabaglianti è di colore rosso. La spia delle luci anabaglianti è di colore rosso. Mancano 9 minuti e mezzo in queste cose. Eh sì, crei cose. E eh beh, se crei cose, eh, ovviamente non puoi seguire le mie live. però ricordati, passa, saluta, like, condividi, campanellizza, iscriviti. Ma quello penso tu l'abbia già fatto. E intanto per la 27. Maggioranza di falsi 28. Il segnale luminoso in figura è un semaforo riservato ai conducenti di biciclette. Singhiozzo. Ecco, mancava anche il singhiozzo. Il segnale raffigurato, questo numero 28, è un semaforo riservato ai conducenti di biciclette. Bicycle. Bicycle. I want to ride my bicycle. Bicycle. Tanto mettiamo. Si, sì, sono stonato, lo so. È per quello che canto, perché sono stonato. Giovanni Gualtierotti Morelli. Ciao, benvenuto. Iscriviti, campanellizza, like e condividi. Che bello. Vedo tante gente nuova e sono veramente, veramente contento. Emanuele Marchiori. Dani Vz, No, Dani Vz, mi sa che l'avevo già detto. Vero, la maggioranza dice vero. 30, 29. I pannelli in figura B e C. Indicano una curva pericolosa. I pannelli in figura B e C indicano una curva pericolosa. 29V29F 8 minuti in questo momento. E abbiamo ancora 11 domande al quale rispondere. Allora. Maggioranza adesso ti leggo. Fede di eh? falsa Maggioranza. sì, falsa maggioranza. La distanza minima di sicurezza. Se si viaggia a 50 km/h deve essere di circa 5 metri. La distanza minima di sicurezza. Se si viaggia a 50 km/h deve essere di circa 5 metri. 30 v30 f. Sono iscritto alla scuola Olux, provincia di Torino. Io non so se tu la conosci. Eh, no, non la conosco. Mm, non so neanche se fa parte di Guidevai, Vai. Onestamente, non lo so. Non mi sembra averlo mai visto. Letto qualcosa del genere. Bisogna aumentare la velocità, eh sì, bisogna aumentare la velocità. Intanto per la 30, falso 31. È regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta stop per completare il segnale verticale di dare la precedenza. 7 minuti in questo momento. È regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta stop per completare il segnale verticale di dare precedenza. 46 mi piace, fantastico. 4 like per arrivare a 50. Su, su. Likeizzate, likeizzate. Che bello, conosci tutti, non ci scordi. Eh, vado a, a, a una memoria molto labile. Quindi, va più fotografica, memoria che, che, che nominativa, perché mi ricordo il nome stampato nella chat, fuori di vederlo, poi me lo ricordo. Intanto, però 31 31 31 Vero falso 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 vero vero falso falso vero falso falso, falso maggioranza di falsi, ok. 32. Il caravan non è considerato un rimorchio perché può essere adibito ad alloggio. Il caravan non è considerato un rimorchio perché può essere adibito ad alloggio. 32 V o F. Su, 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 su. C'è c'è la memoria, l'intelligenza e tutto, c'è anche l'altezza, soprattutto l'altezza c'è. 32 V o F. Falso vero, falso, falso, falso vero. Usuangue Gueye, tu lo sai, il numero del quiz, mettimi il numero del quiz. Da Vizio era anonimo, sarà un anonimo, potrei anche sbagliarmi, uh, vero, vero, falso, vero, falso, vero, li ho persi, falso, vero, falso, 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 vero, falso, no non c'è il numero, falso, vero, vero, falso, maggioranza di falsi, ok, 33. Il conducente di un veicolo pesante può tenere un comportamento che causa di insofferenza negli altri 5 minuti. Il conducente di un veicolo pesante può tenere un comportamento che causa di insofferenza negli altri 33 V 33 F VF 33 V 33 F VF VF VF. Se sì, mi sono. Rimasto. Vabbè F. 33 F, V, F, 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 maggioranza di F. Falso 34. Se un ferito della strada, si è ostionato e sono ancora presenti delle residue fiamme, bisogna spegnere soffocandola ad esempio, con una coperta. Se un ferito della strada, si è ostionato e sono ancora presenti delle residue fiamme, bisogna spegnerle soffocandola ad esempio, con una coperta. 34 V, 34 F, 4 minuti e mezzo in questo istante. Il tempo scorre, siamo a 47. Mi piace, mi servono 3 like per arrivare a 50. Solo 3 like per arrivare a 50. E intanto il 34, direi maggioranza di veri 35. La luce gialla lampeggiante del tipo B o C in figura è affiancata al semaforo veicolare. La luce gialla lampeggiante del tipo B o C in figura è affiancata al semaforo veicolare. Nicolò Carti, buon pomeriggio, faccio un ripasso, ma non ho studiato. Mannaggia, mannaggia Nicolò Carti. Ciao! Iscriviti a ah, penso tu sia già iscritto, campanellizza, penso tu abbia già cancellato, likeizza e condividi. 51 mi piace, fantastico. Adesso dobbiamo arrivare a 60, per forza. eh, eh Non c'è 50 senza 60. Ciao, prof. Siamo di nuovo fatto 0 ore. Grande Al Mamun. Grande, intanto mettiamo. Vero. 3 minuti e mezzo in questo momento ce la possiamo fare. Le frecce direzionali in figura sono di colore azzurro per indicare un parcheggio a pagamento. Le frecce direzionali in figura sono di colore azzurro per indicare un parcheggio a pagamento. Vero o falso? Vero o falso? Falso 36V 36 F. Tanto rizzava il primo a rispondere, poi Alessandro. Vediamo un po'. Maggioranza di falsi. Tutti falsi siete. No, maggioranza, solo falsi. 37, due minuti e mezzo. Il conducente che intende passare per primo in un incrocio deve sopraggiungervi più velocemente possibile. Il conducente che intende passare per primo in un incrocio deve. Deve sopraggiungervi il più velocemente possibile. Ho aggiunto cose io. Comunque, l'avete capita. 37 VUF. Vero falso? Su su, arriviamo a 60. Mi piace. Dai, dai. chi non ha messo like, like izzi, like izzi. Mette la risposta, poi like izza. Falso 38. Dai, che stiamo finendo in tempo. Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi all'incrocio dalla precedenza a destra e a sinistra. Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi all'incrocio dalla precedenza a destra e a sinistra. 38 V38F VV 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 Tutti le Brian Tiam, ciao, anche te cari, Beniamino, ho già detto prima. Elvis Angel lazzaro Zunita. Ciao, benvenuto. Iscriviti, campanella, likeza e condividi. E intanto mettiamo video. vero. 39, il segnale raffigurato, un minuto e mezzo. Due domande, due qui, ce la possiamo fare. Il segnale raffigurato segnala una stazione autostradale la quale è obbligatorio fermarsi. Il segnale raffigurato segnala una stazione autostradale alla quale è obbligatorio fermarsi. 30, 39 no, 38 30 perché leggevo lì la chat Creative Things 38 vero? 39 VOF 39 VOF. O F 40 Oh! Bello questo incrocio. No, troppo grande. Eccolo qua. Dovendo attraversare l'incrocio presentato in figura, i veicoli devono transitare nel seguente ordine: C -A -L -R -E. L'ordine di precedenza è C-A-L-R-E. Vero o falso? The last one. L'ultimo quiz. Mancano 45 secondi. 40 secondi alla fine della scheda, al fine del tempo della scheda. Ed è vero. Bene, velocissimamente. Finito. Sono tutte le caselline qua, sono oscure, quindi siamo strasicuri di, di aver risposto a tutte. Di aver risposto a tutte. Si va su riepilogo scheda, potete controllare, ricontrollare se avete tempo o non se avete 20 secondi, potete tornare indietro e cambiare risposta, ma cambiate risposta solo se siete al 100% sicuri di aver messo la risposta sbagliata. Poi si fa correggi, poi si fa ok, e gli errori li vedo io, non li vedete voi. <ride> mm, ok, un attimo che rimetto la chat, se no non vi leggo. Bene, 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 bene. Ma che ora avete iniziato con il quiz d'esame? Beh, la live è iniziata alle 1.20 con qualche difficoltà, quindi ho cominciato 5-6 minuti dopo perché ho riavviato tutto e da lì dopo 10 minuti abbiamo iniziato. Comunque tu iscriviti, campanellizza, like e condividi, ma soprattutto iscriviti e campanellizza perché quando faccio le live, poi eh, viene avvisato. Tra l'altro... Oltre a seguirmi qua su YouTube, a iscrivervi al canale, a campanellizzare, a likeizzare tutti, 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 tutti i miei video e a condividere in ogni dove, come fa Alessio Rinaldi, che saluto tantissimo, oggi non c'è, infatti mi ha detto che oggi lavorava. Ehm, seguitemi anche sulla pagina Facebook dell'Autoscuola e sul profilo Instagram, Autoscuola Mantica. E anche lì metto quando faccio... la metto anche tante altre cose come le metto qua nella community di YouTube. Io sto alla grande come sempre, Kimodemi, io sto sempre bene. E cos'altro se questo canale vi piace? Mi piacciono le mie live, i video tutorial che ho messo e che in futuro spero di continuare a fare. Altri video tutorial fare anche, avrei intenzione di fare anche altri video informativi? Solo che il tempo è quello che è, quindi non, non riesco a fare tutto. Se vi piace, quindi questa live di tutti i video tutorial che ho messo, e volete offrire il caffè, sotto in descrizione. C'è un link di PayPal per offrirmi un caffè, un euro, un caffè, oppure c'è anche la super chat di YouTube dove potete offrirmi un caffè anche lì, come qualcuno ha già fatto. Allora, Crina Dulcele, buongiorno, Eokel Cubana, ciao, benvenuti, benvenuti, iscrivetevi, è la prima volta che vi leggo, sono strassicuro, iscrivetevi, campanellizzate, likezate per il mio egocentrismo ovviamente e per quella roba lì che è l'algoritmo di YouTube. Che permette di uh, essere visto di più, il mio, permette al mio canale di essere visto di più e quindi di poter dare una, una piccola mano in più a chi sta facendo la patente. E, um, e condividete, condividete il canale, questa live, quando facciamo la live, il canale, mettetelo una volta al mese, mettetemi, link del mio canale taggatemi su Instagram, su Twitter che non ce l'ho più Twitter perché non... però voi mettetemi lo stesso su mettetemi ovunque ok? grazie grazie bene, creatinix vero ma lei è sempre entusiasmo come fai a stare bene anche noi bene, sono contento ci fai girare anche noi perché sono pirla so, faccio tanto il pirla qui anche a teoria anche in guida a volte un meno in guida però Proficio video l'esame di teoria che ansia. Kimo Demi, non mi ricordo di dove sei. Di dove sei, Kimo Demi? Intanto siamo a 56, mi piace. Mi mancano 4 like per arrivare a 40. Quindi, se già non l'avete fatto, fatelo. Likezate. In modo che arriviamo a 60. Bene, se adesso avete qualche domandina da farmi, prima di vedere gli errori che avete fatto, gli errori che avete fatto... E preparatevi anche per la foto, e se avete qualche domanda, prego, sono qui per rispondere. Non è che voi dovete farmi le domande per forza quando faccio la scheda, che, che perdiamo tempo, potete farmi soprattutto adesso. Che sto stiamo un po' cazzeggiando per rilassarci un attimo prima di vedere gli errori. Io credo perché quelli che ho visto, che ho incontrato a scuola voi prof siete prossimo, buon umore. Saremo... Tutti così. ok. Ah, vi ricordo anche di seguire gli altri insegnanti certificati di guide vai come Stefano San carissimo amico, che tra l'altro abita. Siamo abbastanza vicini quando in effetti ci, ci vediamo, ci siamo visti venerdì sera con Stefano San Romeo. Siamo andati all'Octoberfest ai porci comodi insieme ad altri miei amici. Ci siamo visti. Sabato mattina a colazione perché vado dal mio parrucchiere a farsi la barba, e ci siamo visti sabato pomeriggio ieri per l'incontro con Guide vai. Grandi novità, Guide vai. Mamma mia, che roba! Vabbè, eh, alessandro ricordato, ho iniziato scuola Guida neanche 20 giorni fa la mia di due errori nei quiz. Fantastico. Bene. Continuo così, Alessandro. Di dove sei? Di dove sei? Dicevo, seguite Stefano Sanomeo, Autoscuola Giulia, il canale ufficiale di Guide Vai, quiz patente Guide Vai. Che mi ha superato anche nelle iscrizioni. Porta. Paletta, seguite Mauro Neto Senon, seguite Autoscuola limpia Daniel. Moretto, seguite Autoscuola Yolanda, seguite l'Autoscuola Po, Autoscuola Govone. Che vi diamo un piccolo aiuto. Piccolo, piccolo, il grosso aiuto. ricordatevi ce l'avete in Autoscuola. L'Autoscuola vi prepara in modo migliore di quello che possiamo fare noi qua e più velocemente. Tra l'altro, le pratiche le spiega tutte lui. Se c'è qualcosa che non va, vi risolve subito il problema. Ok. Allora, Chimo Demi, l'autoscuola si chiama Aura, autoscuola Ravenna Aura, mi sa che non è un'autoscuola più dove, eh? non mi ricordo Sicuramente ne abbiamo già parlato, Chimo demi. Eh? ma siete in tanti, la mia memoria è quella che è A Cerignona, in provincia di Foggia Bene, bene Hai da cadar. qual è l'errore che boccio stupido all'esame ah, di guida? Eh, beh, l'errore stupido da fare all'esame di guida per essere bocciato immediatamente è mancare di precedenza A chiunque non si manca di precedenza, lì difficilmente, difficilmente a un, mar, a un mancato precedenza l'esaminatore chiude un occhio. C'è qualcuno che chiude l'occhio, soprattutto se sono i primi 5 minuti di esame, uh, può capitare che uno su mille chiude un occhio, uh, però solitamente eh, con un mancato precedenza, sacca, ha finito l'esame. Se parliamo di errori stupidi, poi ci sono gli errori di agitazione. E, perché siamo agitati, normalmente guidiamo bene, ma l'esame ci agita e, e lì io, eh, se siamo agitati non riusciamo a controllare il veicolo. Mm, è facile dire stai tranquillo. però eh, ricordatevi che se l'istruttore ha deciso di mandare l'esame, vuol dire che la preparazione c'è. Quindi cercate di concentrarvi non sull'agitazione, della paura, dell'esame, sull'essere giudicato, ma su quello che sapete fare. Eh, quello si può eh, Io vorrei iniziare a fare la patente perché la prima volta non è andato tanto bene, se è errore. Iscriviti a un'autoscuola autoscuola guida e vai. Facile, le autoscuole migliori sono quelle di guida. E vai. <ride> Quanto costa fare un'ora di guida? Dipende dall'autoscuola, dipende dall'autoscuola. Tra l'altro, adesso eh, col fatto del Covid, minimo si fa un'ora. Io prima facevo guida da mezz'ora e guida un'ora. Raramente di più a meno che non c'era necessità di farlo, invece, adesso da un'ora, perché ogni volta che finisce una guida bisogna sanificare il veicolo e fargli prendere aria. Bene, 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 e ricordate che la patente per la patente, b nelle guide c'è anche purtroppo. Ci hanno messo l'IVA e quindi costa ahimè, di più, prof, ma se autoscuola chiuse se una persona è malattia. Può stare a casa, uh... autoscuole chiusa per, una per se una persona è malattia. Non ti ho capito demi Perdonami, non ti ho capito. Comunque, direi che adesso è arrivato il momento di vedere cosa avete combinato. Qual è la cosa più strana che ti sia capitata durante la guida? Uh, fammi pensare. Sì, allora, non avevo ancora l'autoscuola. Lavoravo all'autoscuola Bussola di Bovigio Masciago. In una guida dovevamo metterci in circolazione e faccio all'allievo, mi raccomando, comunica l'immissione in circolazione, emissione in circolazione quindi entrare in strada e per comunicare le missioni in circolazione bisogna mettere la freccia, controllare le precedenze davanti, il interno e sinistra e punto morto, ok? Una delle cose più strane che mi fa successo, però devo andare a... è la prima che mi è venuta in mente. E il ragazzo il Porello che fa, invece di mettere la freccia e controllare, si gira verso di me e mi fa mi metto in circolazione, ah, ah devo comunicarlo, prima cosa fa, mi guarda e fa mi metto in circolazione, io l'ho guardato tipo così, <ride> ok? allora... Uh, direi che vediamo un po' cosa abbiamo fatto. Siamo a 57, 3 like per arrivare a 60. Mi raccomando, è eh, 3 like per arrivare a 60. Suzuki ancora non ha likeizzato. Likezzi. Bene, bene. Ok. Dov'è? dov'è? Questo qua. Così cambio schermata. Pronti a vedere gli errori? Pronti, pronti? Adesso vado. Adesso, adesso, adesso... Va. Zero errori, grandissimi zero errori, preparatevi per la foto di gruppo. Ok, foto di gruppo, riempite la chat di cuoricini di like, di qualsiasi cosa di fico. Che facciamo la foto. Sì, sì, promossi, sì, sì, sì. Raramente abbiamo fatto più di quattro errori, eh? forse una o al massimo due volte. Reserve, avevo, avevi ragione il reserve, avevi ragione bene su su riempitemi tutta la chat tutta la chat di like di cuoricini di, di festoni di qualsiasi cosa che facciamo la foto ricordo così Mariana Fabiola bene bene riempite 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 e intanto quei tre che ancora non hanno messo like, like no tre me ne servono per arrivare a 60 su 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 su, su Daniz tre errori bene, segui la chat perché così uh, se, segui la chat, si, sì. segui, continua a seguire la perché adesso spiego ogni singola domanda. Così top. Perfetto, ecco il cubana, vai di cuoricini, vai di lingue, vai, vai anche di una faccina disperata, <ride> ok, crito vai così, che c'è senso che una persona? La febbre può stare a casa? Eh, io direi che deve stare a casa se una persona ha la febbre. Un cesso Mi piace. È la prima volta che qualcuno lo mette il gesso. Va bene, fantastico. Ok, chat piena. Brantiam. Ok, perfetto. Pronti? Sorridete. Meglio zero errori, voilà. Anzi, facciamo così: eh, 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 così si vede anche il mio braccialetto. Un attimo, eh, sono malato per queste cose. Vediamo un po'. Così dovrebbe vedersi: vediamo un po', yeah, si vede quasi. Voilà, zero errori. Il prossimo, lo metterò meglio. Bene. Ok, adesso. Uh, direi che vi spiego tutte le i quiz li vediamo così se qualcuno di voi ha sbagliato perciò è facile sto giro è facile chi ha messo risposte diverse da quelle che abbiamo fatto in questa scheda ha fatto qualche errore chi invece ha messo tutte le stesse identiche risposte ovviamente non ha fatto nessun errore ok Allora, allora, allora. Bene, Fabiola, mi raccomando, dammi una mano a non perdere il conto. E visto che ci sei, Basilica, anche te. dammi una mano a non perdere il conto. Bene, cominciamo con il quiz numero 1. Siete pronti? Via. 1. Per consumare meno carburante, conviene accelerare e frenare energicamente. Falso, perché più acceleriamo, io vi lascio, devo scappare. Ciao, prof, continua sempre a ti adoriamo. Ciao, vai a creare cose. Fai benissimo. A vederci grazie alla prossima. Sei mitico, niente spiegazioni, ok? Vuol dire che hai fatto zero errori, si Sì, ci sono, Fabiola, perfetto. Quindi eh, la prima è falsa perché se acceleriamo, più acceleriamo, più consumiamo. Se freniamo agilmente energicamente, poi vabbè, con consumiamo di più le gomme, rischiamo di perdere il controllo. 2. il segnale affigurato è abbinato alle esercizi di attraversamento ciclabile. Vero, questo è il segnale di indicazioni di attraversamento ciclabile che viene messo in corrispondenza dell'attraversamento ciclabile. 3. 3, 3, 3 la distanza di sicurezza può essere inferiore allo spazio percorso nel tempo di reazione, la distanza di sicurezza può essere inferiore allo spazio percorso nel tempo di reazione è falso. Ricordatevi non tira caduta la linea Veselica Non eh, si viaggia mai al di sotto della distanza minima di sicurezza per ripassare in modo preciso e fantastico eh, il spazio di reazione in frenatura, spazio totale d'arresto. C'è un video di teoria. Un video di teoria sulla uh, mia playlist. Teoria, alla distanza di sicurezza, e non avrete più alcun segreto. Sulla distanza di sicurezza. Ok, 4. La manovra di sorpasso non va effettuata se lo spazio è visibile risulta insufficiente per completare in sicurezza. Se non abbiamo visibilità, non si sorpassa 5. In caso di prolungata inattività del rimorchio, è consigliabile, se non è possibile, sollevarlo da terra. Aumentare la pressione di gonfiaggio dei pneumatici e cambiare periodicamente la loro superficie di appoggio in modo da evitare la loro ovalizzazione. Vero, qui c'è poco da spiegare perché lo dici già la domanda: se non possiamo sollevarlo in modo che le ruote siano staccate da terra, ehm, dobbiamo aumentare la pressione e ogni tanto cambiare, perché tenere sempre la ruota sullo stesso punto d'appoggio a fuori di dai e dai si deforma la gomma. Stesso comportamento con le moto. Quindi, questa roba qua vale sia per le gemorchi che per le moto. 6. Evitato sorpasso in corrispondenza dei passi carrabbi. Falso, possiamo sorpassare. 7 Se la figurata vale solo nei giorni feriali. Falso, vale sempre a meno che non ci sia un pannello integrativo che ci dice qualcosa di diverso. 8. Il limite massimo di velocità per la macchina operatrice gommata è di 50 km h macchina operatrice gommata, falso. Ma è di 40 Invece con cingoli è 15 Stessa cosa vale per le macchine agricole 9 Ai passaggi di livello occorre usare massima prudenza E moderare la velocità per evitare situazioni Vero, c'è neanche bisogno di spiegarla, si sa fate Fatevi risposto subito Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Che non l'avevo segnata Mannaggia me 10 E Fabiola... Basilica, mi sa che siamo alla decima. Anche perché l'ho ricontato il segnale figurato a posto di norma 150 metri dal punto di inizio della curva. Il segnale raffigurato a posto di norma a 150 metri dall'inizio della curva. Vero, se tutti i segnali di pericolo: tutti i segnali di pericolo, tutti quelli triangolari con il vertice in alto, salvo diversa segnalazione 150 metri di distanza. Ok. Bene, prova a diventare la prossima. Chimo Demi, Ciao. Tanto la correzione potete vederla dopo se avete sbagliato qualcosa. che tu lo sai che dovrò ascoltarti, quale è... contare Perfetto, grazie Basilica. Santino, Manto. ciao, oh, ciao, Santino Manto, ora devo fare l'esame di patente. Ora non dimmi, devono dire il giorno. Faccio sempre zero ore. Fantastico, Santino. Manto. Fabio la 10 adesso, sempre zero ore i grandi Santino. Manto. Ora che Otavo è tornato indietro, con contare. <ride> eh, perché mi ero reso conto di essermi perso, allora invece di chiedere se sono andato via. Tanto. Siamo all'inizio quindi è da adesso in poi che non posso più permettermi di tornare indietro. Bene. Bene, in canone di affitta è opportuno suonare continuamente il un falso. Ci va piano, che chi va piano va sano e va lontano. 11. 12. 12. La sospensione della patente è disposta a continuare a non più possesso dei requisiti morali, dei requisiti morali delinquenti abituali. Appena li fermano, sospensione la patente. 13. Quando una strada è a doppio senso di marcia con tre corsie come i veicoli possono circolare per file parallele, falso. Se è a doppio senso, anzi ve la faccio vedere meglio ingrandendole, ingrandendola. Eccola qua. Così dovreste vederla bene. Tre corsie a doppio senso, quella di mezzo è per il sorpasso, quindi è per forza falso. Ok. E questa era la 13. 14 Gli stivali ad uso motociclistico. 14 Gli stivali ad uso motociclistico proteggono i piedi da abrasioni sull'asfalto in caso di caduta, vero? Qualcuno ha messo falso, invece è vero, proteggono tanto. Ok? 15 In presenza del segnale raffigurato, un attimo che lo segno, non è consentito impegnare passaggi pedonali se il traffico impedisce di sgombrarlo. Vero? Come gli incroci si impegnano solo se siamo sicuri di liberarlo. Se non siamo sicuri di liberarlo, quindi ci fermiamo dentro, non va bene, non si fa. Quindi, vero, non si impegna a nulla che non siamo sicuri di liberare velocemente. 16. Durante la guida si devono usare gli occhiali di visto dell'ente contatto se la patente è, scritta, è stato inserito il codice armonizzato 01, vero? Nelle patenti vecchie c'è scritto obbligo lenti, nelle patenti nuove il codice armonizzato europeo 01 indica obbligo lenti lenti e eh, occhiali da vista o lenti a contatto 17 il denatore raffigurato è posto alla fermata degli autobus il denatore raffigurato è posto alla fermata degli autobus falso denatore di margine su strada di montagna tanta neve palo alto non sappiamo come finisce dove finisce la carreggiata 18 18 il segnale raffigurato obbliga a rispettare un limite minimo di velocità falso il limite massimo di velocità segnale di vieto 19 uh. In presenti i tratti saranno ghiacciati, è opportuno procedere con il cambio in folle, è falso, non si va mai, mai in giro con il cambio in folle. 20. Fabiola Vasilica, questa qui che leggiamo adesso, è la 20. Conducente veicolo S in figura, muovendosi retromarcia retromarsa per rimettersi nella circolazione, deve azionare la segnalazione di pericolo, fate la freccia lampeggiante, falso. Le frecce di emergenza, la segnalazione luminosa di pericolo. Le frecce di emergenza, quelli che eh, oh, non so perché chiamano quattro frecce, ma una macchina alla fine sono sei, non sono quattro. Si utilizza solo in caso di emergenza. E il mettersi in circolazione in retromarcia non è un'emergenza. Emergenza, ad esempio, se abbiamo bucato, L emergenza è eh, rallentamenti improvvisi in autostrada e in exurbana principale. Mm. Le frecce di emergenza si utilizzano solo in caso di emergenza. Mi raccomando. 21. Gli ammortizzatori servono, tra l'altro, a garantire la tenuta di strada del veicolo, ovvero se facendo seguire alle ruote asperità del terreno. 22. Il casco subisce un processo di invecchiamento dovuto alla luce e calore, come qualsiasi cosa. Vero. Non c'è neanche bisogno di spiegarlo. Che bello quando ci sono quei questi dove non devi spiegare niente, perché è chiaro. Il segnale figurato via di subare la velocità indicata. Praticamente le domande su questi segnali si sono invertiti. Quello di divieto è questo qui, ed è... Falso, questa uh, mi son perso. Basilica Fabiola 23 o 24? Questa qui è il limite minimo di velocità. Limite minimo di velocità, perché non l'ho segnata? Hai eh, visto la domanda che era contrario di quella di prima. E quindi questa è uh, falsa. Quello è il limite di minimo di velocità. Non possiamo andare a meno di quello che c'è segnato. Quindi questa è la 24. Grazie, Basilica. O la 23. Decidetevi, 23 o 24 Allora Non potesse essere co così di Differenti E eh, allora mi tocca contare qua eh? Ok Le conto, pazienza Tanto avete tempo, no? Io meno E andremo velocissimi, quindi 1, 2, 3, ah no questa era la 10 Ok 11, 12, 13, 14 15, 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ok. Ok, questa è la 23 e quindi questa è la 24. Fabio, mi fai preoccupare. Allora, nell'intersezione incrocio lo ingrandiamo subito. Oh, okay, il è ok, cubana grande anche te. Bravo, come vedi io perdo conto e non ho memoria, perciò aha, quindi dovete, questa parte qua dovete darmi una mano. L'ordine è RBDT, vero? Infatti, R è la prima che la destra vero, e poi si risolve in senso orario. Attenzione, che questa storia del senso orario non funziona per tutti gli incroci, però. Ok, 25, 25, 24, 25. Il segnale è raffigurato prescritto dalla precedenza in sensi unici alternati, vero? il senso unico alternato, in asterisco doppio senso, dove, però. Il passaggio è stretto, talmente stretto da rendere possibile il passaggio di una sola fila di veicoli. Un tipo di strada, così viene definita eh, strada a senso unico alternato. Quindi, ricapitolando, strada a senso unico alternato è una strada stretta, talmente stretta da rendere possibile il passaggio di una sola fila di veicoli. Due contemporaneamente non ci passano, ok? Perciò la circolazione su una strada a senso unico alternato si svolge a doppio senso ma non contemporaneamente. 26. La fermata è evitata in prossimità dei segnali stradali anche se il video non è occulto alla vista. Falso, se non copriamo nessuna segnaletica stradale, quindi non solo i segnali verticali, ma anche quelli luminosi, possiamo tranquillamente fare la sosta o la fermata, a meno che non ci sia qualche altro motivo con le vieti. 27. La schiava di accensione delle luci annabaglianti è di colore rosso. Falso, annabaglianti verde. 28. Il semaforo in figura è un semaforo riservato ai conducenti di biciclette. Vero, facile. Non si spiega niente anche questo. Non è che cerco le spiegazioni, invece non spieghi. 29. I pannelli in B e C indicano una curva pericolosa a falso. Pannello integrativo che ci indica andamento della strada principale. Punto. E 30. Basilica, Fabiola e eh, quel cubana, visto che eh, ci sei messa anche te mi conferma che questa qui che leggiamo adesso della distanza minima di sicurezza è di è la 30, ok. Allora, la distanza minima di sicurezza se viaggia a 50 km h deve essere circa 5 metri falso. Qualcuno aveva detto anche circa 15. Ok. Anche qui per ripassare bene, anche qui come ho già detto prima, perché troverete due quiz sulla distanza di sicurezza, lo trovate sempre: spazi di relazione, spazio di frenatura, spazio di arresto Um, guardate andate nella playlist teoria cercate il video sulla distanza di sicurezza dove spiego tutto tutto in modo quasi perfetto quasi perfetto perché ovviamente la perfezione non esiste e, e lì non avrete più dubbi sulla distanza di sicurezza dura 10 minuti quindi è utile ok trenta, vediamo un po cosa mi avete scritto vero ti diverti da morire meno male basilica quindi ragione io, ok? Fabio, come pensi ai tempi di quando eravamo tutti in quei tempi? Eh, si può sbagliare, Basilica. 26, Danny, hai fatto l'errore. Spero tu l'abbia capito l'errore. Non sbagliare da ma pensavo pensione di 30 adesso. Sì, 30, sì, sì. Perfetto. È regolamentare 31. È regolamentare trovare la scritta stop per completare il segnale verticale di dare precedenza. Falso. Il dare precedenza la segnaletica orizzontale della precedenza è fatta da tanti triangolini mentre la scritta stop è insieme al segnale verticale di stop 32 32 il caravan non è considerato un rimorchio perché può essere servito all alloggio falso caravan è un rimorchio 33 conducente di un veicolo pesante può ottenere un comportamento che causa in sofferenza agli altri no falso 34, c'è anche bisogno di spiegarla, dar fastidio agli altri, tra, per, quindi il conducente può dar fastidio agli altri durante la circolazione, no, falso 34, se un freno della strada si è ostinato e sono ancora presenti residui di fiamme bisogna spegnere soffocandolo ad esempio con una coperta, vero, meglio se bagnata 35, Luce lampeggiante di del più piccolo, più in figura, fiancata un semaforo veicolare normale o di corsia, si sì. dice lampeggiando che nella svolta a destra o nella svolta a sinistra, dobbiamo dare la precedenza ai pedoni o ai, ai ciclisti. Ah, però vedo che siamo a 58 like. Ne mancano due, due like, due like. Ciao, smandialo! Metti like, metti like. Mi mancano due like per arrivare a 60 36. Le frecce direzionali in figura sono di colore azzurro per indicare un parcheggio a pagamento falso. Solo i parcheggi. Le strisce blu ci indicano. Le strisce blu del parcheggio ci indicano parcheggio a pagamento. E sono le uniche strisce che possiamo trovare blu. 37. Ho segnato ancora: 36. 37. Il conducente che intende passare per primo momento in deve sopraggiungervi il più velocemente possibile. Falso, ovviamente. Eh, si va sempre con cautela. 38. No, che è nato? Ah, 40-39. 38 37, questa è la 37. Eh, eh, mi sono sbagliato, mi sono sbagliato e eh, non mi avete corretto. Io stacco, ciao, ciao Dani. Quindi 40, 39, 38, 37. È questa? Eh, ok, 38. No, allora, mi sto perdendo io. 40, 39, 38, 37. Quindi 37. 38, 39, 40. Oh, ok, questa è la 38, che fatica! Il segnale affigurato obbliga ad restarsi all'incrocio e dare la precedenza a destra e a sinistra, vero? Stop! 39, il segnale affigurato segna una stazione autostradale con l'obbligatorio di fermarsi, vero? Per ritirare il biglietto per pagare il pedaggio. 40, l'incrocio per ultimo. Eh? Se avesse difficoltà su questo, perché all'inizio da molte difficoltà, ma invece non avete avuto difficoltà. Dovendo attraversare l'incrocio presentato in figura di veicolo, devono essere le seguenti ordini: C, A, L, R, esatto. C sembra strano, ma è l'unico che la destra libera ha tre veicoli sulla sua destra. Ma a seconda della direzione che prende, non ha nessuno sulla sua destra. E quindi va via. E poi risolvete: Oh, okay. uh, che fatica! Che fatica! Wow! Oh, 62 mi piace, sono contento. Vediamo se prima della fine della live, con la gente che se ne sta andando, giustamente perché ha visto tutta la correzione, riusciamo ad arrivare a 70. Bene. Intanto spostiamo la chat giù. Devo avere 22 schermi per fare tutto co bene, come si deve. Ok. Bene, allora eh, vediamo un po' cosa mi state scrivendo. Ti diverti da morire. Quindi ragione io, Fabio, dove pensi? Te 30 adesso 30 è stato bello essere tutti i i giorni Eh beh sì dai qualcosa di bello abbiamo fatto nel periodo in cui eravamo fermi Sono contento anch'io di aver rifatto compagnia Anche quando c'era la gara che rispondeva per primo Eh sì Ollandialo ciao È vero io stacco ciao Sì che per me quel periodo brutto ha avuto una cosa buona E sono rimasta con ricordi belli Bene sono contento Che bella classe prof Grazie Eukel. Sono qui tutte le domeniche Più o meno O comunque Iscriviti, campanellizza, like e condividi, ma soprattutto iscriviti campanellizza perché così vedi quando faccio le live o se metto un altro video che ultimamente mi è veramente dura, ma non prima o poi riuscirò a rifarlo. Ok. Bene, io come sempre vi ringrazio di avermi seguito fino adesso, di avermi supportato Fino adesso, vi ricordo di iscrivervi al canale per chi non si è iscritto, di campanellizzare, così rimanete sempre aggiornati su tutto quello che succede nel canale. Di likeizzare, likeizzare perché? Per il mio egocentrismo, ovviamente sono molto, molto, molto parecchio egocentrico, e anche per quella roba lì di YouTube, che è um, l'algoritmo che permette al mio video, ai miei video e al mio canale di essere visto di più, infatti, come qualcuno da Roma. Mi sa che adesso è sparito, ha casualmente, mentre ripassava, notato la mia live e l'ha seguita. Bene, uh... cos'altro? Likeizzare ve l'ho detto. Mi sa che non riusciamo ad arrivare a 70 adesso, perché siete in 18 e tutti voi 18 avrete già likizzato. Condividete, condividete per dare la possibilità, per darmi la possibilità di dare un piccolo aiuto in più a chi, come voi, sta studiando per fare la patente. Ricordatevi quello che faccio io, quello che fa Guide Vai, quello che facciamo noi, tutti insegnanti certificati Guide Vai: eh, è un piccolo aiuto in più che vi diamo. Il grosso aiuto ce l'avete in autoscuola. Quindi iscrivetevi in un'autoscuola, meglio se non un autoscuola Guide Vai, ovviamente perché sono, come si dice, le più meglio anche se non si dice. Bene, vi ricordo di seguirmi anche sul canale, sul profilo Instagram Autoscuola Mantica e sulla pagina Facebook Autoscuola Mantica. Se vi è piaciuta questa live, se mi piacciono tutti i miei video che ho fatto, su questo canale, sotto in descrizione c'è un link di Paypal per farmi, per offrirmi un caffè, un euro, un caffè. Oppure c'è la super chat di, di Youtube, e eh, potete offrirmi un caffè anche da lì. Bene, leggo cosa mi state scrivendo, poi passo ai saluti, baci baci. Ok, vediamo un po'. Che bella classe prof. Ok, Fabio, hai fatto un errore. La 32 ho sbagliato. Beh, spero che tu l'abbia capita. E mi stangia se la zerita oscurità. Ok, adesso sono tutte le domeniche. Grazie, figurati, ok, Figurati, Basilica. Non vedo l'ora di entrare in live con te invece che con la mia professoressa. <ride> non farglielo sapere, però, Basilica. Fabio, Prevai, prima di me, grazie per la lezione. Buona domenica a tutti. Bene, ciao. Ciao, Fabio, Daniel Arcole. Arrivederci, ciao, Daniel. Uh, ci vediamo comunque a teoria perché tu, se non sbaglio, ti sei iscritto da me in autoscuola domattina ti arriverà il link. Vi arriverà a tutti quelli iscritti in autoscuola. Il link per la lezione di Zoom domani alle 18. Se seguirai ovviamente il turno 18, se no, il martedì e il venerdì dalle 19. Fabio la sua visita domenica. Bene, bene, bene. Domenica prossima. Sì, dovrei esserci mentre la domenica successiva non ci sono di sicuro. Perché ho fatto un regalo alle mie nipoti, Stavo dicendo nipotine, ma non è che sono tanto in, ho fatto un regalo alle mie nipoti e andiamo a divertirci da qualche parte, visto che non abbiamo potuto farlo nel periodo di lockdown. È un regalo che ho fatto a loro Natale e via. Quindi, domenica prossima, invece, se non sopraggiungono altri impegni, dovrei esserci senza problemi. Bene, vi saluto, grazie ancora per avermi seguito, grazie di iscrivervi, di campanellizzare, di likeizzare, di condividere. Grazie per il caffè perché mi ha offerto caffè. Noi ci vediamo. Alla prossima. Ciao!